L'ultimo che esce dal bagno vince 1000 euro. Cioè io. La colazione si fa con il latte, direi. Sì, raga, la sta mettendo nel lavandino perché si è scorata la tazza. Il genio. Tra l'altro ho anche i cereali, quindi. Ma non mi fa tanto schifo, ma tanto è il mio lavandino. Cioè, ho fatto ben cose peggiori in questo lavandino. Tipo farci la pipì. Ma questo è un altro discorso. Che significa che hai fatto la pipì? Certe cose è meglio non raccontare. Oh, che bello. È diverso che mangiare una tazza. Vuoi favorire? No, grazie, sono a posto. Mmm, buono. Oh, no. Top! Da fare tutti i giorni! È anche più facile da mangiare! Certo! Guarda, sono dal peggio! Mentre la nostra Graziana, nettamente più intelligente, ha deciso di portare in bagno direttamente la macchinetta del caffè. Più intelligente. Caffè bello fresco dal bagno! Pare brutto così. Vabbè. Ehi, Gra, mantieni per favore, dopo te lo bevi il caffè. Devo fare la pipì. Dai, non iniziamo! Però non ce la faccio. Posso riprenderti? Puoi fare ciò che vuoi, tanto io oscuro tutto. Mi bastano poche briciole, lo stretto è indispensabile. Buona colazione. Grazie. Che schifo. È in bagno? Che devo fare? Devo mangiare? Hai anche mangiato? Oh no, mi sono fatto pure un po' di pipì addosso. Dai! Mi ha sporcato la maglia. Non è vero, non è? È vero, non è stato, mi sono stata da sola. E ora abbiamo un po' di cose da fare. Ragazzi, sono le 11:30. Considerate che è passato un'oretta da quando abbiamo iniziato. E per passare il tempo ho comprato le carte di Harry Potter di 1. Sono fighissime, eh? AliExpress, 4 euro, ragazzi. E quindi ora passeremo la nostra giornata puntando. No, non è vero, passeremo tutta la giornata qui dentro. Abbiamo tante attività. Esatto, però passeremo un po' di tempo qui. Questo abbiamo già fatto, è uno dei pochi trucchetti che ci è riuscito. Ci è riuscito? Sì. No. Certo. Oh. Il mais con la piastra. Facciamo il popcorn. Ci mettiamo 4 ore? Non fa niente. Tanto abbiamo tempo da perdere. Esatto. Però devo fare la pipì. E falla, che ci posso fare io? Tu non mi riprendi. La vita, bomba. Non posso fare la pipì, non riesco a farlo in pubblico. Esci dal bagno tu. Esci dal bagno. Tu devi fare la pipì, che me ne frega, esci dal bagno, vai. Dai, vogliamo sentire il tuo. Allora, a parte che le ragazze possono anche oscurare il sì, da... che sei magica. Sì, certo, con la tecnica del fazzoletto e non si sente. La tecnica del fazzoletto, è un ninja, grazie. Ma se la devi ancora fare, perché hai preso? Ah, è la tecnica proibita del fazzoletto. Sei del clan Uchiha. Poi la pipì va sulla carta, la carta assorbe e quindi non si sente il psh. Ciao Graziana, ciao! Questa cosa è imbarazzante. Mai nella vita farà, secondo me, è impossibile. Allora, io ricordavo che c'era uscito questo trucchetto. Ne ricordi male? Adesso vado a vedere il video. Il mio telefono? No, sul letto. Anche a distanza di anni, questi... Sudato. Non ne faremo altro. Non mi va ancora di mangiare, perché sono abituato a mangiare verso le 2 solitamente. Anche perché abbiamo fatto uno spuntino super sostanzioso. Incredibile. Quindi io direi che è il momento di mettere tutto in funzione l'impianto per giocare alla PlayStation. Che c'è? Aspetta. Che cosa? Avevo solo due. Perché? Perché questa presa qua è a 2. Questa non entra nel muro. Mi serve l'adattatore. E io non ho l'adattatore qui. Hai portato inutilmente la Play. No, ti prego Gesù, non mi punire così. Che ti ho fatto di male? Passerai più tempo con me, con l'amore della tua vita. La tua unica ragione di vita. Perché mi fai questo? Vabbè, allora mangiamo. Abbiamo preso i tramezzini. Ma ragazzi, questi tramezzini, se non li riscaldi, almeno a parer mio, fanno... La geniale idea qual è? Usiamo il ferro da stiro. Ovviamente non fa uscire il vapore. Ma io lo poggio direttamente di sopra. Eh sì. Oh, è bollente! Ma dai! No! Oh mio Dio, il pane! Hai bruciato il ferro da stiro. Molto sì, buono. Hai fatto fuori un ferro da stiro. Sì, ma ne vale la pena. Mamma Yossi, io mi dissocio. Cos'è? No, mi dissocio. Ah, da piccolo una volta ho deciso di metterci una mano sopra e sono andato all'ospedale. Tu sei proprio scemo. Dato che ci eravamo preparato il jolly, lo usiamo ora. Praticamente, chi con il Nerf, signor Nerf? Io mi diverto tanto con Nerf. Chi tra di noi riuscirà a buttare giù tutte e quattro
le bottiglie con il Nerf vincerà un minuto di libertà. Quindi direi che inizio io, ma senza gli occhiali, perché sennò sarebbe troppo facile. Che schiappa. Ma è falso, scusami, io ho mirato. Hai mirato male. Super schiappa. Questa è una super schiappa. Ma è questo che è fake? Signor Nerf, non è fake, lei. Grazie, ma dove sono i proiettili? Vado. Vai, vediamo quanto sei forte. Ma porca. Un minuto di libertà. Adesso. Attenzione, adesso grazie, tanto io la posso spiare. Andate in cucina. Ora sta scappando, sta andando dalla mia stanza. Cosa farà? Non si sa, non riesco a capirlo. Graziana, corre via, corre via. Va via da qui. Via da qui, sono andato in cucina. Hai 20 secondi. No, 30 secondi. Che viso? Attenzione ancora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, delle patatine, brava. Hai le tortiglie, tortiglie con barba spruzz. Non lo so che cosa ho trovato. Ok. Il mio telefono. L'ho presa! Ma io ti amo! Grazie. Prego! Poi questo. E che serve? Non avevi altro da mangiare in casa tua? Ho collegato tutto. Vediamo se funziona. Non abbiamo segni di vita. No. Semplicemente perché questo non andava bene. Ti prego, monitor! Attenzione! Ho smontato, ragazzi! Sto godendo! Sì, vero, mi frega, fammi giocare! Oh. Iniziano a spegnere l'altro. Veramente l'ho fatto io il miracolo che ti ho preso la presa, me ne sto pentendo. È vero, per questo ti ringrazio molto, ma non significa. Ok, quindi adesso devo giocare io. Assolutamente no. Voi immaginate c***o giocare. Grazie. Ma tra poco faremo. No! Non ci credo. Un po' di privacy. Che schifo! No! Grazie, non sto per togliermi le puntate, gente. È il mio sogno sin da piccolo, giocare alla PlayStation e c***o temporaneamente. Stoppa! E apri la finestra perché puzza qui dentro. Ma lo sto godendo. 19 e 59. Come sono queste patatine? Ne concedo una. Ma sono buone? Sì. Fanno. Sono pure sembrano vecchie. È vero? Però ci sta. Non le comprate, fanno schifo. Comunque sto iniziando a scemurire, anche se c'è la PlayStation mi sto annoiando. Ragazzi, ormai qui non si vede più nulla. E luce fu. No, Graziana. Esci dal bagno. Non posso. Esci. È più forte di me. La salda. Falso, non è vero. Fa male. E adesso è il momento di pappare la pizza. Il problema è che non abbiamo il forno. L'abbiamo lasciata a scongelare. Sì, è stata tutto il tempo nel bidet a scongelare. Ora scattiamo col phon. Ah, giusto, col phon. Tu mi stai facendo intossicare con tutti questi alimenti strani. Tanto penso che sia precotta, no? Perché urli? Perché c'è il phon e non si sente. Scusateci il disastro che abbiamo nel bagno. Ma non abbiamo postato niente. È più calda rispetto a prima, sicuramente. Sì, sì. Beh, dai, un po' sì. Vado. Vai, pizza cruda? Buona questa pizza, gustosa. No, non sembra cruda. È vero? E sembra normale, perché l'abbiamo riscaldata per bene. Giudizio? Top! Voglio, è buona. Si può riscaldare col forno, ragazzi. Ma lo sai che la dobbiamo dividere? Non che te la stai mangiando tutta tu? Ragazzi, io penso che mi faccio un'altra partita alla play, dopodiché siamo pronti per passare la notte qui. Ovviamente io non ti seguirò a giocare alla PlayStation. No, per... Chi è? Cos'è? Oh. Che state a fare? Andiamo, devi avere qualcosa nel bagno. Oh, io devo andare in bagno, mi serve il bagno, devo andare a lavorare. E vai. Come vai? Devo andare nel bagno. Non possiamo uscire dal bagno. Come non potete uscire? Mi serve il bagno, uscite. Ma non possiamo uscire dal bagno. Non mi frega niente, usci tutte e due perché mi serve il bagno. Non possiamo! Oh, io devo andare a lavorare. Esci tu. Gra. Io non esco, esci tu. Ciao, no, esci tu. Non esco. E come facciamo? Muovetevi. Oh, esci, vai da un'altra parte, vai al bar. Che vai al bar? Ma tu sei pazzo, io mi devo lavare, devo fare i fatti miei, muoviti. Esci. No, gra. Esci tu. Se tu non esci io non esco. Dobbiamo rifare un'altra sfida. Che cosa? E che vuoi da me? Non vale se usciamo dal bagno, quello ci... Ok, papà, io lascio 2000 euro allora. Dobbiamo fare una parte 2, non al bagno, ma suggeriteci nei commenti su cosa. Andiamo, usciamo insieme. 3, 2, 1. Veramente? Vai.
Dammi 1000 euro. Non è colpa mia, è colpa di papà.